BB Sport, BB Sport, lo sport alla massima potenza. Lo sport alla massima potenza. Buongiorno a tutti dagli studi di Direzione Brand DB Radio per questa puntata di DB Sport. Matteo Piritano e Cosimo Simonetta. Buongiorno, ben trovato Matteo. Buongiorno, buongiorno a te caro Cosimo. Un saluto al nostro Sam in cabina di comando e a tutti voi che ci state seguendo in diretta sulla pagina Facebook di DB Radio, Your Social Radio, e poi lo potrete rivedere questo programma come tutti gli altri sul nostro canale YouTube. Quindi se non vi siete iscritti, iscrivetevi. Lo vedete tra pochissimo in sovraimpressione. Eccolo qua, www.dbradio.it dal 20 febbraio online, quindi segnatevi anche questa data perché ci sarà la possibilità anche di interagire con noi attraverso il sito firmato Direzione Brand. Cosimo, allora, in questa giornata tante notizie di sport e tanti ospiti con noi. Tante notizie, tanta carne al fuoco. Noi facciamo la spola tra un DB Social e un DB Sport proprio perché noi siamo sempre sul pezzo. DB Radio è presente tutti i giorni, siamo qua appunto a mantenere sempre un occhio vigile su quello che la cronaca impone, la cronaca sportiva in questo caso. Assolutamente, dopo di noi ovviamente DB Social, oggi abbiamo invertito la programmazione. Allora, se siamo pronti dalla regia, direi di dare il buongiorno a un amico, a un collega, il collega di TMV Radio, tutto mercato web e non solo, Gianluca Viscogliosi. Ciao Gianluca, benvenuto a DB Radio. Ciao Gianluca. Ciao Matteo, ciao Cosimo. Guarda, sull'amico mi sono commosso, sono sincero. Infatti ero pronto ad abbandonare il set e il subito telefono. Così. Subito così, tablet, sì. Vabbè, insomma, è la verità, è la verità, è la verità. Ti immaginavo in tenuta estiva, perché sì, insomma, sì, questo lo possiamo dire. Sei uno che soffre particolarmente il freddo, ma in generale nelle redazioni fa sempre più caldo del solito. Sei disperato. Allora, con te Gianluca, vogliamo iniziare a parlare di quello che poi insomma quella la notizia del giorno che ha preso le prime pagine dei principali quotidiani sportivi, vale a dire la presentazione della nuova Ferrari. La rossa va a 1000, è stata una presentazione in grande stile al teatro di Reggio Emilia. Le tue impressioni e poi ovviamente Ferrari dobbiamo attenderci. Guarda, innanzitutto è stata molto bella come cornice, è stata scelta Reggio Emilia perché a Reggio Emilia, da quello che ci racconta anche la storia, è stato fatto proprio materialmente il primo tricolore da una contadina italiana, e quindi è tornato questo grande tema dell'italianità, la SF1000, perché la Ferrari in quest'annata andrà incontro al 1000° Gran Premio della Ferrari, unica scuderia tra l'altro che è stata sempre presente nel mondiale di Formula 1. Grande show, grande spettacolo, però alla fine il problema è stato sempre quello: lo show si va bene. Va bene il colore, va bene lo show, lo spettacolo, però i tifosi vogliono una monoposto competitiva ad alti livelli, e questo sarà il grande dubbio. L'ha detto anche Binotto, gli altri sono tutti impazienti, ma dovranno aspettare più che i test che ci saranno, quello che sarà proprio il primo Gran Premio, perché la Mercedes ma anche la Red Bull si presenteranno davvero con delle macchine molto 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 competitive. Fra l'altro c'è stato un passaggio importante, soprattutto relativamente a quello che è accaduto lo scorso anno, vale a dire su uguale trattamento, no? Assicurato quantomeno da Binotto e dal team Ferrari, sia nei confronti di Vettel che di Leclerc, e questa deve essere una chiave per arrivare fino in fondo. Tu che ne pensi? Guarda, lo scorso anno in realtà l'ordine era abbastanza chiaro, perché poi Leclerc era giovane, giustamente partiva dietro Vettel, che ricordiamo 5 volte campione del mondo. Quest'anno gli ordini di scuderia sono diversi, partiranno alla pari.
secondo me fino a circa al decimo Gran Premio, magari anche un po' prima di metà stagione, vedranno come andrà la situazione, poi bisognerà fare una decisione. All'inizio sì, ci sta a partire alla pari, ci sta a dare l'opportunità a entrambi di giocarsi le loro carte allo stesso livello, però a un certo punto, e Binotto secondo me ne è assolutamente consapevole, tutte le fiche dovranno andare da una parte, perché pensare di portare fino a fine della stagione due cavalli insieme super competitivi è davvero improponibile in questa Formula 1 super competitiva. Sì Gianluca, dici bene, super competitiva. Scendendo un secondo nei dettagli tecnici, insomma, della monoposto, stando a quanto emerge, diciamo che il leitmotiv, la parola chiave, anzi io direi l'hashtag, Matteo, è evoluzione. Si parla di evoluzione, però aggiungerei evoluzione relativa, nel senso che comunque non sono stati stravolti i concetti aerodinamici, no, di quello che era più o meno la consuetudine, insomma, no, lo scorso anno. Però pare che, giusto per fare qualche esempio, il muso sia rimasto quella della vettura 2019, insomma, ci si è concentrati un po' su aspetti aerodinamici e correggere alcuni difetti per renderla più competitiva. Guarda, una delle più grandi novità è la parte dietro, che è leggermente più affusolata rispetto al passato, per permettere alla Ferrari di essere leggermente più stabile in curva. Il motore non è mai stato il problema della Ferrari, anzi lo scorso anno ha avuto prestazioni altissime, anche se poi nella parte finale della scorsa stagione le altre si sono avvicinate alla potenza del motore Ferrari. Il problema vero è che poi l'anno prossimo, la stagione 2021, si andrà incontro a una rivoluzione totale, quindi era anche uno spreco di soldi, di energie, di ricerca investire troppo sulla vettura del 2020. Questo, lo ribadiamo, non vuol dire che troveremo una Ferrari dimessa, ma ricordiamo che i grandi cambiamenti estetici, tecnici e di aerodinamica ci saranno il prossimo anno, e quindi quest'anno non si è fatta quella rivoluzione che Cosimo giustamente citavi poco fa. È vero. Senti, il nome ti piace, visto che in passato ma ne sì, abbiamo... è bellissimo. L'ha scelto Vettel, secondo te? Io ricordo quel Gina orribile che... Non credo che l'abbia scelto Vettel, l'ha detto che non vede l'ora di provarla, però l'abbiamo detto, il nome è relativo ai millesimi Gran Premi della Ferrari. Certo, Vettel si augura quantomeno di vincerne più di uno, più di due, più dello scorso anno, perché poi questo confronto ormai ha visto Hamilton staccarlo nettamente. Ecco, il binomio Ferrari-Vettel ancora deve funzionare come ha funzionato il binomio inscindibile che era Red Bull negli anni passati. Vettel ha vinto tutti quanti i suoi titoli del mondo con la Red Bull, e purtroppo per fortuna l'attualità ti impone che devi fare qualcosa di importante per la Ferrari, lo sanno tutti, si diventa pilota soltanto vincendo con la Ferrari, e lo sa anche Hamilton, che magari in futuro di rosso vestito potrebbe anche starci. Insomma, è un po' come i calciatori che sognano tutti, no, di giocare nel Real Madrid, sì, tutti sognano, sì, precisamente, di poter guidare un giorno la Ferrari. Fra l'altro citavi la Red Bull, oggi presentazione proprio della Red Bull, in una settimana molto molto intensa, anche la prossima, che andrà via via a presentare tutte le altre vetture, diciamo. Poi alla fine quelli da battere sono sempre loro, Gian. Sì, Mercedes che parte davanti a tutti quanti, la Mercedes che non ha presentato la vettura in generale, la presenterà il giorno di San Valentino, ma ha presentato la nuova livrea proprio nella giornata di ieri, una livrea leggermente modificata perché è entrato per la Mercedes un nuovo grandissimo sponsor che è Ineos, che non prenderà gran parte della carena, perché il main sponsor rimarrà Petronas. Infatti il grande colore è il grigio, però su alcuni dettagli come le ali del muso anteriore, come il bocchettone superiore, c'è il rosso e il nero che sono il colore Ineos. E per gli amanti di ciclismo saprete che il team Ineos è entrato lo scorso anno a rilevare Sky come main sponsor della squadra, infatti il team Sky, che era di nero, adesso è rosso e nero, anche per fare un po' di mercato con i colori degli sponsor. Comunque sia, una Mercedes che è sempre in evoluzione. Sì, io leggevo le schede più o meno, no, di quelli che sono i dettagli tecnici delle macchine, pur non avendo studiato ingegneria alla Normale di Pisa. Siamo benissimo. Buono a sapersi. Quindi mettici all'ingegner Pirritano che sta ragazzi, infatti non mi ricordo di voi ai corsi, sempre in prima fila da Secchione, quale è sempre stato. Però detto questo, io sono rimasto impressionato anche apprendendo il fatto che, tornando appunto alla Ferrari, il mantello dovrebbe garantire, per come è stato concepito, una spinta verticale maggiore, insomma, per prevenire leggiamo il cronico sottosterzo della monoposto precedente. Insomma, sono tutti dettagli che lasciano un po' così, suscitano maggiore curiosità, ecco.
Questo sicuramente, tra l'altro lo dicevamo prima, la stabilità è stata il grande, quindi il grande passo in avanti dello scorso anno, una Mercedes che era sicuramente più stabile della Ferrari, e questa modifica che hai detto tu, Cosimo, va proprio in quel senso. Un'altra piccola modifica è relativa alla vernice, alla colorazione, ce n'è di meno rispetto al passato perché si è voluti anche risparmiare di peso da quel punto di vista, quindi una macchina leggermente più leggera, risparmiando, pensate voi, anche sulla vernice. Quindi questo ci fa capire a che livello incredibile di tecnologia siamo arrivati. Eh sì, veramente ormai si va a notare, a migliorare ogni singolo particolare, insomma, pronti a goderci lo spettacolo della Formula 1. A proposito di quello che poi, Gian, con te volevo parlare di quello che è il caso mondiale in questo momento, vale a dire il coronavirus, siamo in attesa di capire se la Formula 1, ma anche, diciamo, le moto, si parla anche a rischio, lo ricordiamo, c'è anche Tokyo 2020. Tu che sensazioni hai, e soprattutto quando pensi che arriverà la comunicazione, visto che da quello che avevo letto deve essere anticipata almeno di 7 settimane, quindi se non erro non manca tantissimo per prendere una decisione. No, anche perché noi pensiamo a cosa vuol dire spostare un'intera carrozzone della Formula 1, non parliamo soltanto del pilota e del team principal, per dire, ma parliamo di meccanici. Alcune squadre hanno più di 200 meccanici all'opera, un qualcosa di incredibile. Si muovono poi, tra l'altro, anche dei colleghi, cioè la Formula 1 è seguita in tutto il mondo, ogni paese ha i giornalisti al seguito, quindi anche logisticamente devi permettere a tutti quanti di organizzarsi per tempo, e questo sta accadendo, stanno decidendo. Però purtroppo da questo punto di vista le rassicurazioni o le novità ci possono arrivare soltanto, ad esempio, dall'OMS, ne dico una, che è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che deve dare a quelli che sono a cascata poi altri organi tutte quante le indicazioni del caso. Sappiamo, a proposito di Giappone, che c'è una nave ferma nel porto di Yokohama. Per chi non lo sapesse, Yokohama dista tiro di schioppo, come si dice a Roma, è proprio lì nell'agglomerato urbano di Tokyo, e quindi al momento non c'è grande preoccupazione, ma si tiene molto monitorata la situazione riguardo Tokyo 2020. Ne parlavo in trasmissione ieri con Valerio Piccioni, pardon, della Gazzetta dello Sport, che ci diceva come la maratona di Tokyo, che è storicamente la maratona con più iscritti tra le maratone del mondo, sarà un banco di prova importante per quello che sarà l'evento in generale, anche da questo punto di vista coronavirus. Chiudo dicendo che la maratona di Tokyo, per motivi climatici, per quanto riguarda l'Olimpiade, è stata spostata da Tokyo a Sapporo, perché c'è un importante gap a livello climatico. A Sapporo fa più fresco, quindi per non andare incontro anche ai problemi che c'erano stati, ad esempio, a Rio, ma anche e soprattutto a Pechino, quando si è fatta l'Olimpiade cinese. Sì, in effetti poi vedremo anche quelli che saranno in realtà gli eventi previsti, no? Prima, a ridosso, poi dei grandi eventi, in particolare delle Olimpiadi, quelle che saranno le decisioni che prenderanno. Gian, ti liberiamo perché, insomma, c'è da lavorare un po' ovunque. Con te ci ritroviamo anche perché vorrei averti per parlare, insomma, di Kobe Bryant, e come non no? solo, quindi, certamente, insomma, con la promessa di ritrovarci qui su DB Sport. Grazie di cuore a Gianluca Viscogliosi, TMV Radio. Grazie Matteo, grazie Cosimo, alla prossima. Ciao, sempre Gianluca. A disposizione, buona giornata e buon lavoro. Grazie a Gianluca Viscogliosi per la sua disponibilità, per la sua, appunto, anche attenzione nei particolari che ci ha regalato in merito sia alla situazione legata al coronavirus, ma soprattutto a quella che è stata ieri una presentazione spettacolare da parte della nuova Ferrari, con la speranza che dopo questa fantastica presentazione poi in pista si andrà a mille all'ora. Ci prendiamo una piccola pausa e poi torniamo in diretta con voi. BB Sport. BB Sport. Lo sport alla massima potenza.
DB Sport, DB Sport, lo sport alla massima potenza. Oh sì che sound qui a DB Radio in questa mattinata in vostra compagnia sulla pagina Facebook di DB Radio, Your Social Radio. Abbiamo parlato della presentazione della Ferrari, provando ad analizzare anche quelli che saranno gli scenari, no, legati, sì, ai motori, soprattutto con il tema e il virus, quello del coronavirus, che sta in questo momento diciamo bloccando non solo l'economia, non solo diciamo la globalizzazione in sé, ma soprattutto a rischio ci sono grandi eventi sportivi. Dici bene, siamo tutti con il fiato sospeso, perché ciò andrebbe a generare un effetto domino di imprevisti, salterebbero tante di quelle situazioni a livello mondiale, per cui veramente vediamo gli sviluppi, quelli che saranno gli sviluppi, auspicando che il tutto possa ritrovare una soluzione insomma vantaggiosa per tutti quanti. Adesso passiamo invece ad altri argomenti, iniziamo a parlare un po' di calcio, sì, caro Cosimo, finalmente. Con chi lo facciamo oggi? Con chi lo facciamo? Con un figlio di questa terra, con un prodotto della nostra città, insomma della terra squisitamente calabra. Ci riferiamo ad Antonio Criniti. Antonio, buongiorno. Buongiorno a tutti e buongiorno a voi. Ciao Totò, grazie per aver accettato il nostro... Figurati. Allora, intanto dove sei? Perché insomma sappiamo che sei sempre impegnato in tante attività. Sì, diciamo che giro un po' l'Italia per via di questi stage che mi chiamano a fare, insomma, le scuole calcio, un po' di accademia, quindi sono sempre in giro, sia per l'Italia. Senti, a proposito di settore giovanile e di giovani, qual è la tua impressione, la tua sensazione appunto girando, sia a livello di strutture che proprio di qualità, no? Visto che è stato un argomento molto, diciamo, dibattuto, sì, soprattutto quando l'Italia fu eliminata, no? Come ricorderete, sì, benissimo, dal sì, mondiale, Mancini arrivò e disse: non è vero che non c'è talento, bisogna solo... diciamo andare a scovarlo e poi i risultati, sì, sì, gli hanno dato ragione. Siamo sulla giusta strada, secondo te? Ma giusta strada come parlata, sì, probabilmente sì, sulla strada giusta. Il problema è che concretamente non sono d'accordo, perché io giro l'Italia, giro un sacco di scuole calcio, ma anche di settore giovanile, un sacco, sì, di partite a livello giovanile, e non vedo tutta questa qualità, ma non perché non c'è, perché non viene poi allenata la qualità, perché la qualità va anche allenata. E siccome vedo che in giro sono pochi allenatori in grado di fare questo, perché non sono portati, anche perché non hanno lo spessore, ma soprattutto non hanno mai giocato, alcuni non hanno mai giocato a pallone. Quindi io vedo questo, invece il problema è proprio questo. Quindi la mancanza, che poi c'è il diciamo... talento, ma il talento va allenato da chi ha fatto calcio. Ecco, lo vado dicendo da sempre, non è che... Sì, è così. A proposito di questo, mi dai l'assist per parlare di chi insomma in campo faceva bene da calciatore e stanno facendo bene anche da allenatore, no? Vale a dire Juric, sì, Liverani, De Zerbi, D'Aversa, sì, che sono, sì, allenatori di, sì, realtà, no? Piccole o, sì, medio piccole, ma che adesso sono, sì, allenatori ricercati anche dalle grandi. Ti chiedo un giudizio, sì, su di loro, e chi secondo te è il più pronto dei quattro per, sì, fare il salto? Top club, sì. Ma guarda, sono tutti e tre pronti. Poi con Fabio ci ho giocato anche insieme, con Liverani, siamo anche amici, quindi sarei di parte. Però no, concretamente dico De Zerbi è quello forse più pronto, no? Perché è quello che ha espresso fino adesso un calcio migliore, secondo me. Conosco anche il preparatore tecnico con chi ci ho lavorato insieme. Conosco la realtà di Sassuolo, che è una realtà che ci fa lavorare bene. Anche Fabio è portato per fare l'allenatore, ma lo era già in campo, quindi anche da verso stesso. Insomma, sono tre top che possono... diciamo allenare le grandi, sono già pronti, però quello che vedo più pronto è sicuramente quel Verdi. Sì, Antonio, la tua carriera ti ha visto spesso, no, con le valigie in mano. Tu hai girato in lungo e in largo lo stivale tra Serie A, sì, insomma Serie B, ricordiamo Brescia, Cagliari, Perugia, sì, tanto per citare, sì, alcune situazioni, sì, a parte la tua terra. E allora io volevo chiederti due punti di vista. Intanto sul, sì, Brescia, su questo Brescia ha secondo, sì, te le carte per poter salvare, sì, capre e cavoli e quindi mantenere la categoria. Sì. Poi immediatamente dopo, sì, volevo chiederti anche, anzi te lo chiedo subito, non immediatamente dopo, volevo, sì, chiederti se, sì, questa regina, effettivamente questa regina, sì, si sta insomma confermando, consolidando come Panzer Division, come squadra che sta ammazzando il campionato, perché ci si poteva aspettare una flessione, ma questo, sì, non sta avvenendo. Sì, ma l'ha avuta una piccola flessione, però conosco l'allenatore ed è uno che sta sempre sul pezzo, quindi un marzoriano, dai, ho avuto, sì, Marzone che era così, quindi non ci facevamo mollare anche quando avevamo dei cali
fisici, fisiologici che ci sta, no? Che il calcio ci sta. Invece il toscano, essendo anche di là, è molto anche più stimolato, no? L'ambiente l'aiuta, insomma, ha creato un ambiente, anche la società, cioè, idoneo per non mollare l'attimo, insomma. Quindi credo che la regina sia con un piede già in Serie B, ahimè, per il Catanzaro, per cui sono legato da chiaramente anche dalla mia nascita, insomma, dalla mia crescita. E per quanto riguarda la prima domanda invece che mi hai fatto, per quanto riguarda il Brescia, insomma, se in Serie A, Brescia, ecco, dispone. Il Brescia ha, secondo me, un grande presidente che ho avuto a Cagliari, 2 anni ho avuto a Cagliari. Lo conosci, però, molto bene. Lo conosco molto bene, che è un bello, è uno stratega, è uno che fa il fatto suo, conosce bene la Serie A, insomma, da tanti anni, 30 anni quasi, quindi, però credo che sia l'anno, non sia un anno fortunato, anche perché come organico non vedo un organico capace di tirarsi fuori da queste basi. Io dico che non ce la farà. Perché poi conosco l'ambiente di Brescia, ho giocato 2 anni e ti posso assicurare che i tifosi sono abbastanza esigenti, molto caldi, molto, pure troppo, ecco. Quindi credo che a loro basta che gli dai l'anima, nel campo dai tutto, poi si può anche retrocedere, però io vedo che c'è proprio, a parte la qualità, vedo che è una squadra mosca, una squadra che non ha reazione, quando una squadra non ha reazione è destinata a retrocedere. Sulla brutta strada. Ma no, ma poi tre allenatori. Cellino lo conosci bene, quindi. Tre allenatori che hanno tre idee diverse, quindi tu confondi un anno, confondi le menti, confondi tutto. Quelle poche certezze che c'erano vanno mancando. Anche perché venivano da una bella stagione dello scorso anno con Corini al timone, dopo fra l'altro appunto che aveva iniziato su Azzo, lo ricorderai, insomma anche questa è una scommessa. Però aveva fatto bene Corini, per il Brescia sicuramente questa confusione non sta facendo bene. Approfittiamo di te, Totò, per chiederti sia che idea ti sei fatto di questa corsa straordinaria al vertice. 3 squadre, tutte lì, cosa che non accadeva da tanti anni, ovviamente con annesse polemiche, no? Da parte di chi prima dominava e adesso si vede un po' in difficoltà. Parlo della Juve, invece un Inter e soprattutto una Lazio che ci credono giorno dopo giorno sempre di più. Ma perché il campionato è mediocre quest'anno? Se tu pensi che il Genoa, la Reggina, la Sampdoria erano l'Udine se stesso, che comunque hanno fatto sempre campionati eccellenti, sono con l'acqua alla gola, no? Anche la Spal stessa che aveva fatto un grande campionato. Quindi il campionato è mediocre. E allora nel campionato mediocre quei 3-4 squadre che hanno, diciamo, più qualità, e la Lazio la metto fra queste, è chiaro che si crea questo stacco, no? Dalle prime posizioni. E con le ultime che non ti aspetti da parte di Genova, Sampdoria e altre squadre. Quindi credo che sia il fatto che comunque non si è investito come si doveva investire su parlo di grandi squadre, e secondo me male, perché secondo me anche l'Inter troppi doppioni, troppo confusione, quindi anche se la giocheranno, ma io penso che alla fine la spunterà la Lazio, guarda che ti dico. Ecco qua, abbiamo il pronostico, Totò. Allora segniamo questa data in regia, perché poi ci ritroviamo. Secondo me la Lazio perché è più concreta, capito, Matteo? Forse anche perché forse perché da tanti anni anche che lavora insieme. Non solo, poi non ha la necessità di vincere. Quando la squadra gioca bene, produce, fa risultati, e non ha la necessità di vincere, quindi mentalmente è più pronta, meno situazioni, no, meno pressioni, sì, meno pressioni, è vero, verissimo. Sì, sì. Quindi questo lo aiuterà molto. Poi io adesso azzardo, però però secondo me la sensazione è quella, la sensazione è vero, la sensazione è quella. Sì, no, approfitto dalle anche coppe, io. Quindi, approfitto non anche dalle coppe, quindi esatto, non avere le coppe, avere non solo 11 ma 13 giocatori, fa la differenza. Certo. No, dicevo, volevo appunto fare insieme a Totò, insomma, una considerazione appunto di quella che è stata forse la vera sorpresa di questo avvio dell'avvio di stagione, ecco, no, insieme al Verona. Mi riferisco al Cagliari, Cagliari che insomma adesso perde uno dei pilastri dell'organico, quale Pavoletto, sfortunatissimo Pavoletti, la nuova ricaduta, ecco, sull'infortunio ai legamenti. Adesso questa squadra quanto potrà subire, insomma, il contraccolpo psicologico, dove può arrivare al netto di questo, diciamo, infortunio pesantissimo?
Guarda, c'è stata la fortuna del Cagliari che Joao Pedro, che non ha mai fatto gol, che quest'anno fa gol, quindi questo copre un po' questa mancanza di Pavoletti. Però è una squadra, io la seguo attentamente perché ho tanti amici e vado spesso in Cagliari, è una squadra che ha alti e bassi, non ha una continuità nei risultati, nel senso che è capace di farne vincere 6 consecutive e perdere altre 6 magari. Dopo il risultato di Lecce, fino a Lecce la squadra stava mantenendo la sua coerenza, esatto. Anche perché sono andati a 100 all'ora, ecco. C'è stato un mese e mezzo in cui il Cagliari era imprendibile in campo, esatto così. Però io credo che molti criticano l'allenatore, no? Ma io dico che invece l'allenatore che ha comunque il stesso posto in classifica e non si aspettava nessuno, perché chiunque avrebbe firmato certo. Per un Cagliari per questa posizione. Ora però il cagliaritano, siccome ha la bocca buona, perché ricordiamo il nostro Cagliari, quello dei Francesco, il mio Cagliari, esatto, quello che qualcosa ha fatto. Bravo. Allora, loro devono cercare di scrollare questa come si dice, questo velo, no, di ricordi, perché quando c'eravamo noi c'era Gigi Riva, erano ancora legati a Gigi Riva, ora sono legati al nostro Cagliari che è poi andato in UEFA eccetera eccetera, e quindi loro, e la stessa cosa posso dire del Catanzaro, finché il Catanzaro non si leva palanca dalla testa e non farà mai perché tutto cambiano le cose, gli eventi cambiano, il calcio si rinnova, quello era un altro tipo di calcio. Massimo ci ha giocato insieme con Palazzo, è stato il mio maestro, ha insegnato lui tante cose, però non bisogna mai vivere di ricordi, questo è un problema che hanno tante squadre. Cagliari sta vivendo di queste cose, come per la partita ma era meglio il Cagliari di Mazzone, iniziano i soliti confronti, questo è un limite che hanno tante squadre, e siccome lo percepisco e lo so, dico che questo è uno dei grossi problemi che possono avere tante squadre, e mi permetto di dire Catanzaro perché vorrei che Catanzaro fosse quantomeno in Serie B, quantomeno, ma se non si ricorda tante cose, purtroppo a Serie B sarà la chimera. Sì, Antonio, un'altra cosa, parliamo di Cagliari, legato, insomma, abbiamo fatto questa congiunzione Cagliari-Catanzaro, inevitabilmente il pensiero a Gianluca Grassadonia sboccia, no? Allora ti chiedo chiaramente tu ti aspettavi questa parentesi non andasse a buon fine, che terminasse con questo anticipo, che i risultati non arrivassero in questa maniera? Sì, me l'aspettavo, lo dico sempre, l'ho detto sempre, chi lo sa, chi mi conosce lo sa, chi mi sente lo sa, ma che Grassadonia non era il mio preferito, non avrei mandato via questo allenatore che comunque sia avrà retroscena, come dicono, perché poi Catanzaro è pistola e dicono un sacco di cose, non vero, non lo so, non mi interessa, però alla fine guardo i risultati dicono che questo è rientrato e si è risollevato giocando bene, dando un senso alla squadra. È vero che sono arrivati giocatori importanti come Corapi, Tulli, che tra l'altro ha giocato con me, lo conosco molto bene, era ragazzino quando era con me, ma alla Camera del Testo, ma aveva delle qualità molto 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 grandi da sviluppare. Quindi io credo che sia stato l'azzardo Grassadonia, non è un allenatore da Catanzaro, non dico che non è bravo, perché non critico mai i miei colleghi, assolutamente. Ho un'idea che purtroppo, quando tu fai tanti risultati con un allenatore vincente come Auteri, mandarlo via perché ha una pressione come farlo. E i numeri parlano È vero, è vero, è così, effettivamente. Ma poi così. Dicevi bene prima il riferimento al Brescia, Antonio, se i giocatori non ti seguono con la testa, non sono con la testa sul pezzo, allora il resto di nulla, gettiamo tutte le ortiche. Adesso la squadra sta rispondendo bene proprio per questo motivo, perché è sul pezzo e ci crede adesso. Ma no, non solo, ma guarda, Mazzone ci diceva una cosa, quando diceva la formazione, io la dico sempre, che la racconto sempre, anche quando vado in trasmissioni nazionali, mi chiedono di Mazzone perché è stato forse uno degli allenatori più bravi, o bravi nel campo, bravi a farti dare tutto, no? Capace di tirarti fuori tutto, lui era il master, no? Sì. Lui diceva, ogni volta che faceva la formazione, dava indicazioni, quando arrivava a Francesco internazionale, a voi che vedevo di che vedevo di andata in campo, andata a giocare. Intanto era un po' come lo stesso, andando indietro nel tempo, penso a Nereo Rocco, no?
che andava appunto, davanti ai giornalisti e gli diceva: ma secondo voi io a Rivera e a tutti gli altri che gli devo dire? Per quello ti dico, secondo me l'allenatore è anche, secondo me, molto molto legato simbolicamente anche alla qualità che ha. Io sono bravo come allenatore, ma ho 11 ciucci, mi sa che la corsa non la faccio nemmeno. Sì. E quindi secondo me, se tu poi hai qualità e tu non produci, allora lì Sarri posso cominciare a dire che potrebbe aver sbagliato qualcosa, no? Per dire. Però è ancora presto. Quindi secondo me la squadra fa l'allenatore. L'allenatore deve avere soltanto quell'idea giusta di campo, ma soprattutto deve fare gruppo e deve far cacciare il meglio che hai a disposizione. Ecco, se tu hai la capacità, come c'è la Mazzone, sei un buon allenatore, se no sei un allenatore normale. È così, effettivamente è così, soprattutto è un tema, è un pensiero che anche noi qui tante volte abbiamo sviluppato, perché effettivamente la pensiamo così, no? Tu puoi essere anche il più grande allenatore di questo, mondo, però se poi non hai i giocatori che ti fanno la differenza in campo diventa... Arrigo Sacchi, guarda, io avevo giocato contro quel famoso Milan dei Gullit, le Van Basten, le Rijk, tutti nazionali, no? Oltre a loro tre che erano i fenomeni della situazione. Arrigo Sacchi, se tu andavi a vedere un allenamento, lui era con le mani così, no? Incrociate, che guardava. E che doveva dire? Nulla. Che doveva dire? Cioè, a Gullit si fa a diagonale, mandava a fanculo dopo 2 minuti. Ecco, è un po' la fine che ha fatto Benitez quando è arrivato a Madrid, no? Che al primo allenamento gli ha detto a Ronaldo: ti devi muovere così, poi devi andare di là, e poi lui è andato via dopo. E Real Madrid ha vinto tutto, tra parentesi, perché poi esatto. Si è aperto il ciclo vincente. Esatto. Totò, esatto. Noi... Quindi il calcio, caro Matteo, non si inventa. Purtroppo adesso ci sono i filosofi, no? Nel calcio lo vogliono inventare, capito? Invece il calcio è così semplice, no? Da attuare, perché è così, ha due regole. Uno, sudare. Dare il massimo, certo. E secondo, società. Se è una società, è un allenatore come questo, comanda, vince, può programmare. Se non hai le idee, il calcio lo puoi lasciare da parte. Questa è la mia filosofia, lo dico da sempre. Ti manca un po' anche Allegri, secondo me, perché è un po' di questa filosofia, come sappiamo, anche a livello di comunicazione. No? Lo scorso anno si è battagliato tantissimo. Ma guarda, io l'ho avuto come compagno di squadra e non era simpaticissimo, piccola verità. Però in campo tatticamente e anche qualità, perché si vedeva che aveva predisposizione per diventare un allenatore, perché è uno che non gliene frega niente, cioè uno gli faceva volere tutto da tutti. Quindi questo è un altro carisma che deve avere l'allenatore. Se tu vai a Catanzaro, dopo 2 fischi vai nel pallone, allora fai altro. Questo è così. L'ho vissuto nel piccolo, io ho allenato solo in C&D in qualche parte, non è che ho fatto grandi cose. Adesso ho deciso di lavorare più sui giovani, perché c'è lì tanto da lavorare, però è una scelta di vita e posso assicurare che nel mio piccolo più o meno lo posso, diciamo, assolutamente legare, lo puoi, no? Dire, lo puoi testimoniare, perché è così. È la cosa importante, che adesso ti stai dedicando proprio ai giovani, ai ragazzi, a maggior ragione dopo quello che ci hai detto, no? Cioè, che secondo te il problema non è la mancanza di talento, ma il talento poi va allenato, ed è lì l'applicazione. L'applicazione, certo. No, ma poi ci guarda, c'è una percentuale alta che i talenti solitamente sono anche un po' estrosi, oltre che stronti, diceva Mazzone, no? Quindi devi creare anche l'assetto morale interiore, fargli capire che il calcio è una cosa seria, non è la discoteca, lo spritz e uomini e donne. Insomma, questo è il senso che io do solitamente ai miei ragazzi. E il Monza, io per un punto non ho vinto lo scudetto in un Monza che arrivava l'ultimo, perché ero bravo, no, perché io ho dato questo. E infatti poi 5-6 di loro sono chi all'Inter, chi al Chievo, chi al Cagliari. Non è un caso, gente scartata. Quindi il merito ce l'ho io fino a un certo punto, ma ce l'hanno loro perché hanno seguito quello che io ho detto, io dicevo io sempre.
È così. Ti ripeto, non si inventa niente. Non si sudore, nulla, sudore certo. E pallone, nessuna quella, no? Sudore, niente, niente. Sudore, sudore per quanto riguarda il campo, e poi programmazione. Le società devono programmare 3 anni. Il sottore che ha detto 3 anni di pensione ci arrivano. Sì, la regina ha detto che quest'anno va in Serie B, programmando e ci sta andando. Popolate, e ci sta andando, ragazzi. Così è il campo, eh. Sì. Speriamo che si inizi a programmare e non a smontare, ricostruire ogni 4-5 mesi, anche, no. Anche qui dalle nostre parti. Totò, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stato con noi, ti lasciamo al tuo lavoro, alla tua giornata, con la promessa di risentirci presto, se, insomma, se ti fa piacere. Come no. Grazie Antonio Criniti, grazie Antonio. Saluto a tutti. Un abbraccio a te Totò, grazie veramente per la disponibilità avuta con noi. Intanto vedevamo come il caro Samuele Cardamone durante questa gradevolissima chiacchierata mandava dalla regia le immagini, no? Di un Criniti impegnato in un palleggio con il Lorenzo Di Livio del Catanzaro nell'occasione di un incontro delle vecchie glorie recenti, insomma, appunto a Catanzaro il risalente a settembre. Ecco, un'immagine molto molto suggestiva, appunto. Eccola Criniti qui, che sì, palleggia sì. con Di Livio per un match, diciamo, a sfondo benefico. Anche queste sono le belle immagini. DB Radio, your social radio. Ti piace questa pronuncia americana? Tantissimo. Se gli americani hanno fatto americani, so, americani. Hanno fatto un po' di rumore, un po' di cose. Commissioniamo una piccola pausa e poi torniamo. Commissioniamo una piccola pausa. Va e poi bene. Torniamo subito con voi. Ok. BB Sport, BB Sport. Lo sport alla massima potenza.
BB Sport, BB Sport, lo sport alla massima potenza. Eccoci qua, nuovamente in diretta dagli studi di direzione Brand, Matteo Piritano, Cosimo Simonetta, vostra compagnia con Sam Cardamone in cabina di comando. Abbiamo parlato di Formula 1, abbiamo parlato del rischio annullamento di Formula 1 e MotoGP a causa del coronavirus in Asia. Abbiamo avuto con noi Totò Criniti parlando in generale di quella che è la situazione sugli allenatori italiani in Serie A e non solo, perché poi ci siamo confrontati anche in generale su quella che è la situazione legata ai giovani talenti del calcio italiano. La sottolineatura, no, di Totò Criniti, che dice il talento c'è, va però allenato e allenato meglio. A proposito di allenatori, caro Cosimo, insomma non è una notizia di oggi, anzi è una notizia già di qualche ora fa. È finita l'avventura di Braglia a Cosenza, inizia quella di Baby Pillon, 64 anni, una persona per bene, lo possiamo dire, perché un abbiamo avuto modo di... un po' tutte le categorie, quindi forse è veramente la persona esatta per far... Che ha parlato, ha detto siamo sereni, la salvezza è possibile. E per parlare di questo, per chi non avesse letto, insomma, sulla Gazzetta dello Sport anche l'articolo di oggi, a pagina 26, abbiamo con noi il collega proprio dalla Gazzetta dello Sport, Walter Leone. Ciao Walter, buongiorno. Ciao ragazzi, buongiorno a voi. Grazie per aver accettato il nostro invito. In realtà grazie a voi. Ci volevamo sentire anche qualche settimana fa, quando si parlava no, di questo scambio greco-maita, che poi è rimasto lì, insomma, fiumi di inchiostro. L'inchiostro alla fine non si è concretizzato, no. Però la svolta poi a Cosenza c'è stata. Ti chiediamo se insomma tu sei d'accordo con questa decisione che è stata presa, o se poi è arrivata, diciamo, anche più per una richiesta della piazza. Sì, per accontentare quella parte di tifoseria che, parliamoci chiaro, forse voleva la testa di Braglia già da qualche settimana. Ecco, dopo diverse sconfitte consecutive, gli è stata fatale, insomma, quella col Benevento. Non si poteva andare avanti, credo. Guarda, io credo che l'esonero, se andava fatto, e secondo me andava fatto, ma non per una questione prettamente legata alla persona Braglia, perché evidentemente c'erano un po' di situazioni che non riuscivano ad essere risolte, situazioni che hanno, come dire, un'alba molto lontana e ci porta all'estate, quando ci fu il ritiro precampionato, per cui è stata un susseguirsi di situazioni che non sono mai state risolte. Fatta questa premessa, credo che sia arrivato l'esonero nel momento meno sbagliato, meno opportuno, nel momento sbagliato, perché credo che tutti sapessero che con il Benevento serviva più di un'impresa per poter vincere la partita. Per cui, se lo devi esonerare, lo esoneri dopo Pescara, che è la quarta sconfitta consecutiva. Non aspetti la quinta, che è quasi scontata, con il Benevento, perché ci sta, è annunciata. Il Benevento è una grande squadra, lo ha dimostrato già al Marulla. Ciò non toglie che comunque la vicenda Braglia, secondo me, l'hanno risolta con molto ritardo. Andava affrontata molto prima, e c'erano state già diverse avvisaglie dopo la sconfitta di Ascoli, dopo la sconfitta in casa con il Pordenone, la sconfitta di Castellammare di Stabia nell'ultima giornata del girone d'andata. Comunque più volte si era tentato di, però evidentemente il direttore sportivo ha fatto sì che si continuasse con Braglia, fino a che si è arrivato alla quinta sconfitta consecutiva, per cui i numeri ti hanno praticamente obbligato a fare questa scelta. Era un punto di non ritorno. Fra l'altro, piccola curiosità, ma paradossale, non è la prima volta che Pillon succede proprio a Braglia. Insomma, accadde quasi tre anni fa, quando il tecnico, insomma, sostituì Braglia sulla panchina dell'Alessandria, dopo essersi fatto recuperare, insomma, ben 10 punti dalla Cremonese. Era già in B, aveva un piede e mezzo in B, poi la cosa andò deteriorandosi, quindi fu necessario l'arrivo di Pillon. E giocò due partite di campionato, se non ricordo male, poi fece tutti i playoff, Casertana, Lecce, Reggiana, e poi la finale
perse la finale con il Parma. Sì. Con il Parma, sì. Che arrivarono tra l'altro a pari punti con la Cremonese, poi andò la Cremonese per differenza reti. Mm-hmm. Ci fu anche quella piccolissima e brevissima parentesi di Pisa un po' prima, perché Braglia venne esonerato a Pisa e subentrò Pillone, ma durò 5 giorni, un episodio che tra l'altro lui ha ricordato anche ieri in conferenza stampa, perché arrivò, poi c'era un infrasettimanale che giocava il Pisa, mi pare a Rimini se non ricordo male, o a San Marino forse, e poi il derby con la Lucchese, in 5 giorni 2 sconfitte, se n'è andato, si è dimesso, per cui è la terza volta che prende il posto di Braglia Pillone. Senti, che come dicevate voi è un grande allenatore, una persona che conosce tutte le categorie, da quello che mi raccontano è una persona per bene, però qua il discorso è molto complicato se non compromesso, però è chiaro che un allenatore che subentra lo fa intanto magari anche lui per rimettersi in gioco, per rimettersi in discussione, poi chi ha vissuto di campo, chi ha vissuto di panchina, certe situazioni ti stimolano più del dovuto, capito? Per cui questa di Cosenza è una situazione molto particolare. Poi le piazze del sud le conosciamo bene, no? Sono quelle cose che al di là della classifica, al di là dei numeri, credo che sia proprio quella la scintilla che ti faccia arrivare a quella decisione, dici ma sai, però è una bella piazza, è un bel ambiente, vado e ci provo. Le motivazioni mancano. Sì, perché è vero che la classifica è, in questo momento è molto, è meglio non guardarla, no? Come si suol dire. Appunto, è anche vero che come dicevi tu giustamente, una stagione complicata sin dall'inizio, poi si è visto anche in campo, a volte lo dobbiamo dire, tante partite il Cosenza non meritava di pareggiarle o di perderle, però poi gli episodi hanno fatto la differenza. Da questo punto di vista serve una scossa, perché comunque la B è quel classico campionato Benevento a parte in questa stagione, in questo caso, dove può succedere tutto il contrario di tutto, è ancora la strada è lunga, quindi il tempo di potersi rialzare peraltro un altro aneddoto, insomma, ricordo la settimana precedente alla gara interna con il Benevento, diciamo, Bisoli aveva avanzato pubblicamente in televisione una sua candidatura, dicendo, ospite presso una trasmissione sportiva, dicendo io sono qui, sarei a disposizione, quindi aveva fatto questa sorta di si era proposto automaticamente, però comunque diciamo che Pillon, presumo, insomma, credo sia veramente la scelta ideale. Walter, in questo momento credo che sia la scelta, arriva una persona di esperienza, magari chi meglio di lui può gestire questa fase abbastanza delicata. Se poi dovevi prendere un allenatore, anche Bisoli stesso, senza nulla togliere a Bisoli, a quel punto sarebbe stato meglio lasciare Roberto Chiuzzi, almeno se la giocava lui la chance di cercare questo miracolo. Senti, adesso che è finita l'era Braglia, un voto, perché comunque quando è arrivato era una situazione complicata, si era in Serie C, sappiamo poi una favola, una cavalcata incredibile, la permanenza in Serie B, e poi appunto ne stiamo parlando, no? Da poche ore è finita questa avventura, un tecnico che in Calabria conosciamo bene, che insomma è uno che allena, prima citavamo l'Alessandria, no? Che è stata una delle poche avventure al nord del tecnico toscano. Ecco, cosa resta a Walter Leone dell'era Braglia? Ma Braglia è arrivato in un momento in cui qua la situazione era messa male perché ricordo quell'inizio di campionato in Serie C, però bisogna dire che si era ancora all'inizio, per cui di fronte il tempo per recuperare c'era tutto, e poi magari anche raddrizzando una situazione con il mercato di gennaio, ricordo che si arrivò per il rotto della cuffia a giocarsi i playoff e lì poi è cominciato un altro campionato, per cui credo che aver contribuito a riportare il Cosenza in Serie B dopo 15 anni meriti un voto altissimo, tra l'8 e il 9. L'anno successivo un altro campionato pure positivo, perché la salvezza è arrivata con largo anticipo, questa purtroppo va giudicata negativa, ma complessivamente credo che si possa attestare, giusto per dare un voto, sul 7, 7 e mezzo la parentesi di Braglia a Cosenza.
E quindi è un voto veramente alto per un allenatore che insomma no, comunque... Non, guarda, non si può. Purtroppo chi fa il mestiere del giornalista si sottopone molte volte, quasi sempre, a critiche dovute a situazioni che nulla hanno a che vedere con il mestiere, perché magari la gente ti giudica o perché è tifoso o perché è simpatizzante di questo o di quell'altro calciatore, di questo o di quell'altro allenatore. È chiaro che Braglia non può che aver lasciato un ricordo indelebile nella storia del Cosenza Calcio, perché oggi e fra 100 anni si dirà che nella Braglia è stato l'allenatore che ha riportato il Cosenza in Serie B a distanza di 15 anni, punto. Sì. Però oggi c'è una situazione oggettiva che magari lui avrebbe, secondo me, potuto gestire in modo diverso per la personalità e per il carattere che gli viene riconosciuto a Braglia. Però chi ha avuto modo di conoscerlo a fondo, un po' come dirigente, un po' che lo hanno avuto come allenatore, quindi parlo di ex calciatori, tutti dicevano la stessa cosa: non è più il Braglia di un po' di anni fa, perché se il Braglia che magari tipo io avevo conosciuto solo tramite giornali, televisione, quello che dicevano altri colleghi nelle piazze dove ha lavorato, secondo me ha già al ritiro di San Giovanni in Fiore, quel Braglia lì avrebbe detto vi ringrazio, arrivederci, ma non ci sono le condizioni per fare questa cosa, perché quello che è successo al ritiro di San Giovanni in Fiore ritengo, con tutto il grande rispetto che ho per i dilettanti, perché so cosa significa fare calcio nel dilettantismo, soprattutto in Calabria, ma sono cose che nemmeno in terza categoria succedono, quello che è successo al ritiro di San Giovanni in Fiore. Una squadra che non c'era, addirittura 6-7 calciatori che già sapevano di dover andare via, per cui lasciamo perdere, ripetiamo delle cose che Braglia le ha accettate, le ha subite, come ha subito un mercato che secondo me non è stato fatto nel migliore dei modi, per non parlare di quello che è successo a gennaio, perché a gennaio tutti quanti pensavano, erano convinti e si sperava soprattutto che si facessero interventi mirati, e invece non è stato fatto nulla di quello che si era detto prima, che alla fine, tra la fine del girone d'andata e l'inizio poi del girone di ritorno. Per cui credo che poi alla fine questa conclusione non sia altro che una logica, la logica conseguenza di quello che è accaduto. Il corso era naturale delle cose. Noi, tra era inevitabile, ma da quello che sta evidenziando Walter, era una situazione che si doveva, appunto, consumare prima. Sì, è un po' quello che poi, tra virgolette, no, in parte è successo anche a Catanzaro, sì, l'addio di Auteri, poi è stato richiamato. Cioè, quando non ci sono i presupposti, e questo alla fine, secondo me, ecco, se nel carattere dell'allenatore rientra, no, questa capacità di fare un passo indietro, altrimenti deve essere la società, la proprietà, torniamo sempre lì, e chiunque essa sia, ad avere il polso della situazione e a puntare tutte le sue fiche in maniera decisa su Braglia, accontentiamo Braglia, facciamo la squadra per lui, altrimenti altrimenti poi ti ritrovi in questa situazione di cui stiamo parlando oggi. E soprattutto nei tempi giusti, perché di questo stiamo trattando. Anche perché tra l'altro c'erano state dichiarazioni importanti da parte del presidente, che fece proprio un'intervista a cavallo nel periodo di Natale in una televisione molto seguita in Calabria, dove disse che c'era la consapevolezza che si doveva intervenire in modo energico al mercato di gennaio per andare a puntellare quasi tutti i reparti. Parlò di 5-6 calciatori di livello. Adesso io non è che voglio criticare il mercato che è stato fatto adesso, ma Prezioso secondo me alla fine magari diventerà un grande calciatore, ma è uno che arriva dalla C, è uno che a Cosenza può continuare il processo di maturazione. Casasola, sì, un grande calciatore, però è uno che da 8 mesi non gioca. Poi c'è questa giovanissima promessa che ha fatto 10 presenze dalla Sampdoria, nella Sampdoria Primavera. Cioè, capite cosa voglio dire? Se tu devi intervenire, sapevano tutti che ci andava fatto un intervento serio, decisamente di qualità e di carattere, soprattutto in difesa e anche nella zona nevralgica del campo. Che poi ben vengano anche i Casasola, che ben venga anche Prezioso, che possono darti un contributo nell'arco della stagione, ma quegli interventi che si aspettavano non sono mai stati fatti. Non l'abbiamo detto soltanto noi che siamo osservatori, come così lo avevano notato anche i tifosi, ma lo dice la parola, la voce
più importante di un club, che è il presidente. Era stato lui a dire che ci sarebbe stato bisogno di questi interventi, poi purtroppo la realtà è stata tutta un'altra storia. Bisogna lavorare sulla comunicazione dei presidenti, Walter. Chiudiamola così, ringraziandoti per la tua disponibilità, per essere stato con noi in diretta. Insomma, ti richiamiamo, ci risentiamo se ti fa piacere. Quando volete, è un piacere, grazie a voi. Grazie Ciao, Walter a Leone. Walter Leone della Gazzetta dello Sport, per essere stato con noi qui a DB Sport su DB Radio. Sai cosa stavo pensando? Che allora, se tu ci fai caso, la cadenza anglofona differisce da dovrebbe arrivare inglese. Beh, tipo ci sono non so se ci hai mai fatto caso, per esempio lo slang, dire lo slang. Esatto, dire per esempio sister, gli inglesi dicono, il britannico dice sister, father, sister, mother, l'americano sister, mother, ok, insomma, più caricato, sì, più, con le vocali più aperte, insomma, sì, così. Però sono ci sono cose... insomma presidenti che hanno questa cadenza, italo-americani, sì, che invece di investire da noi vanno a investire, non ma, lo insomma, fanno, avrebbero potuto questi americani qua. Questi americani. Comunque ci prendiamo una piccola pausa qui a DB Radio e poi torniamo su DB Radio. Radio. DB è una radio, Sport, è una radio, DB Sport. Lo sport alla massima potenza. BB Sport, BB Sport. Lo sport alla massima potenza. Lo sport alla massima potenza. Massima potenza. The power. The power of sport. Oggi è così. Oggi è così. Questo finale di puntata, insomma, in cui abbiamo parlato di tanti argomenti con ospiti, amici, colleghi che sono intervenuti, ex calciatori, allenatori come Antonio Criniti. Abbiamo parlato di Formula 1, la presentazione della Ferrari avvenuta ieri a Reggio Emilia. Abbiamo parlato anche con il collega Walter Leone dell'esonero di Braglia, dell'arrivo di Baby Pillon sulla panchina rosso-blu. Oggi, fra l'altro, si ricomincia subito a giocare, sì, perché questa sera c'è Inter-Napoli, semifinale d'andata di Coppa Italia, la prima delle due semifinali. Gara di ritorno si giocherà il 5 di marzo. Domani, invece, ve lo ricordiamo, ci sarà a Milano la sfida tra Milan e Juventus, che poi anticiperanno di un giorno, il 4 marzo, la semifinale di ritorno. Obiettivo 13 maggio, la finale allo Stadio Olimpico. Sarà, insomma, una partita tra chi in questo caso Inter-Napoli vive, no, situazioni contrapposte, dall'altra invece nella giornata di domani due ferite in questo momento, in particolare la vecchia signora
con un Milan che dovrà cercare di limitare i danni. Stasera ci aspettiamo, insomma, grande spettacolo a San Siro, si ricomporrà la coppia Lukaku Lautaro Martinez, con un Napoli che dovrebbe puntare sui piccoletti là davanti, stile Sarri, Callejon, Mertens ed Insigne. Come la vedi questa semifinale? Non lo so, onestamente io mi aspettavo tantissimo dal Napoli, però onestamente io credo che la cura Gattuso possa funzionare alla lunga. D'altra parte di lui biasimo il fatto che si sia sempre lanciato Gattuso in situazioni molto molto difficili, fondamentalmente da allenatore. Lui non ha mai vissuto situazioni agevoli nell'immediato, diciamo, post carriera da calciatore. Va in Svizzera, poi va in Grecia, poi va a Palermo, insomma non è stato proprio... te l'ha cercato, certo, assolutamente. Il Milan, il Napoli, quindi un po' di relax e tranquillità. Intanto ci fanno cenni dalla regia, living and relax potremmo dire. Intanto accade di tutto alle nostre alle nostre spalle. Living relax. Oggi siamo tra l'altro, a proposito di chi ha cambiato, sta comunque facendo bene. Iachini a Firenze molto bene, eravamo in diretta mentre si stava giocando Fiorentina-Atalanta, che credo abbia trasmesso Sky e noi di DB Radio, ovviamente. Sì, è così. Una Fiorentina che avrebbe potuto dare anche di più, però insomma è laggiù, vediamo se riuscirà. È una situazione complicata, però sì. Visto Totò Criniti ha detto un campionato modesto questo, ed è un'altra riflessione, no? Perché noi ci concentriamo verso l'alto, vediamo questo campionato con tre squadre che si stanno dando battaglia e quasi certamente se la daranno fino alla fine. Per motivi diversi, no? Certo. Perché ritornerà la Champions e quindi la distrazione per la Juve può aumentare. Una Juve che comunque aveva sì battuto la Fiorentina in campionato, poi come sappiamo insomma ha perso a Verona e quindi insomma anche lì da valutare poi con la ripresa della Champions. Un Inter invece che si dovrà concentrare sull'Europa League, ma è intervenuta nel mercato proprio per allargare la propria rosa. E poi c'è questa Lazio, come diceva anche Criniti, favorita secondo lui perché non ha le coppe. Beh, sono finiti per l'Inter i tempi in cui si puntava sul conto Kubilà e Vilà, insomma adesso sono arrivati uomini dal profilo internazionale, così come era necessario che fosse, quindi io ci arriva intanto, scusami, una segnalazione. No, io sto avendo cenni comunque dalla regia, c'è una telefonata in diretta da parte della regia. Cosa sta succedendo? Pronto, sì, chi è? Ok, pronto, ci sei? Sì, siamo qua. Chi è? Presente. Ma chi è? Presente, chi è? Ci fanno rispondi. Io sono qua, sono sempre in diretta. Okay, con chi parliamo? Rocco Commesso. Presidente. Ho voluto personalmente, ma chiamo qua DB Radio. Grazie. Okay, perché grazie, press. In America è britannico, tutti vi sanno. So, non vi conoscevo prima, and so now siamo appena nati. Pure io. Ok. So che l'italiano non lo parlo bene. So che ci sono molti italiani che lo parlano più meglio di me. Sì, Presidente, è vero anche quando questo. Quando voi, di DB Radio, vi volete mettere a confronto con me, dovete parlare in inglese, sennò yes, dopo vi course. Faccio job do Bronx. Okay? Job do Bronx. Press. Ok? Press, vedo, ma che è successo? Ci sono troppi commenti che non mi sono piaciuti. Ok? Specialmente per Ritano e Colossimo Simonetta, qua. Cosimo, okay? Cosimo. Guardate che Cosimo. DB Radio è proprietà degli americani. Non è vero, no, non è vero, Press, non è vero. Non è vero, okay? Press, non è vero. Non è vero, Press. Insomma, questa si è comprata anche tu lo sapevi? Io ancora sento Press è impazzito, ormai qualsiasi radio che ha o televisione che ha uno slang, un jingle in americano, il Press ci chiama. Il presidente noto a Catanzaro, insomma, parlava di questa Press, se vuole investire noi siamo comunque qua. Si parlava di questa sinergia, questo doppio binario, no? Catanzaro, Firenze, oltre alle tifoserie, quindi lo aspettiamo ospite, insomma. Poi non... Oppure andremo al Bronx Do Job, al come Bronx detto, Do Job. Rocco Commisso, che insomma comunque ringraziamo per essere lì. Non so come ha fatto avere il nostro numero, queste sono le spie che abbiamo a Firenze. Perché ci seguono? Quindi. È andata così. Bene, dunque, siamo arrivati al termine di questa puntata, chiusa con questa improvvisata, ma insomma, se chiama il press, noi rispondiamo presenti. Grazie Cosimo Simonetta. Grazie Matteo Piritano, Samuele Cardamone in regia di B-Sport. Finisce qui, restate però incollati. State qui, restate incollati. Non ricordiamo i nostri riferimenti Facebook, Instagram, il canale YouTube al quale vi impongo di iscrivervi per qualunque cosa. 353 373 938, anche questo è un obbligo, non ve lo sto chiedendo, per cortesia, per interagire con noi quando volete. Noi siamo qua. Grazie Colosimo, grazie a tutti, ciao ciao.
BB Sport, BB Sport, lo sport alla massima potenza. BB Radio, your social radio.